Una serie di visite nei vari istituti scolastici della città di Salerno per verificare le condizioni per una buona ripartenza dell'anno scolastico. Il sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli, con l'assessore alla scuola Eva Vossa, hanno avviato da qualche giorno un giro di ricognizione nelle scuole materne, elementari e medie. Attenzione puntata sugli spazi per garantire le lezioni in sicurezza, spazi e aule che solo per pochissimi istituti scolastici continuano a rimanere insufficienti. Ma rispetto allo scorso anno la situazione è completamente migliorata. L'attenzione con l'inaugurazione del nuovo anno scolastico è molto concentrata sull'applicazione delle nuove disposizioni governative relative all'obbligatorietà del Green Pass che attesta l'avvenuta vaccinazione anti-Covid, la guarigione dall'infezione o il tampone negativo per il personale docente, tecnico e amministrativo, anche se al momento la situazione non sembra preoccupare. Il sindaco Vincenzo Napoli si è dichiarato infatti cautamente ottimista. Lo stato dell'arte degli istituti a Salerno lo conosco e lo sto verificando insieme all'assessore Vossa con una serie di visite ai vari istituti. Stamattina ne ho in programma 3, ieri ne ho fatte altre 2 e faremo in sequenza tutte le scuole di Salerno nei limiti del possibile per verificare de visu lo stato dell'arte e le condizioni per una buona apertura dell'anno scolastico. Dall'impressione che hanno ricavato in queste ore, dalle prime 2 visite, mi pare che ci sia una sufficiente armonia nel corpo docente, con i dirigenti e con il personale scolastico, e mi pare che le cose si siano predisposte al meglio, anche dal punto di vista dei controlli e delle verifiche per quanto riguarda il Green Pass, che saranno operate agli ingressi. Sarei cautamente ottimista, perché le complicazioni insorgono di ora in ora, che non sono problemi locali, ma sono problemi di ordine più generale, ma sono fiducioso che le cose vadano nel giusto verso. Anche se il dato potrebbe essere molto parziale, dai primi incontri che ho avuto con le dirigenti e in percentuale più o meno quanti docenti non hanno il Green Pass e potrebbero non sedersi con i ragazzi tra i banchi di scuola? Dalle visite che ho fatto fino ad ora i docenti refrattari sono prossimi allo zero, però è un dato che non mi sento di poter proclamare con fierezza, perché è tutto da verificare. In verità è un saluto che stiamo facendo ai nuovi dirigenti arrivati quest'anno per la prima volta nella nostra città. La ricognizione nelle scuole è proseguita tutta l'estate praticamente, anzi non si è mai interrotta, perché chiaramente sappiamo che la manutenzione ordinaria va fatta sempre. Poi ci sono state a causa del Covid delle richieste da parte delle scuole per aumentare gli spazi o per adeguare gli spazi alla nuova normativa. L'attenzione non è tanto sul distanziamento, sugli spazi, quanto sul Green Pass e su un'ipotesi anche di DAD che non è da trascurare. Io credo che la scuola sarà in presenza quest'anno, sono molto fiduciosa, abbiamo visto i dati delle vaccinazioni, i dirigenti stanno lavorando veramente seguendo le linee guida del Ministero, attivando tutte quelle procedure necessarie. C'è una grande collaborazione, vedo anche da parte dei genitori, e quindi voglio dire, veramente sono fiduciosa.